Buongiorno a tutti. Allora, mi chiamo Anthony Giles, lavoro per la ditta Air Elettronica. Siamo rappresentanti in Italia per la Paesana. Un anno fa, in questo contesto, avevo parlato della radiosonda della Paesana RS41. Oggi parlo sempre di radiosondaggio, però dell'automazione del sondaggio. Io presumo che tutti sappiano cosa sia un radiosondaggio. Una sonda è una piccola scatoletta che misura pressione, temperatura e umidità. Ha dentro una batteria, un trasmettitore radio, viene legato ad un pallone e il pallone gonfiato con elio o idrogeno e lasciato volare. Vola fino a 25, 30, 35 km. Trasmettendo ogni due secondi i dati di pressione, temperatura, umidità e anche del vento. Alla fine del sondaggio, tutti i dati che sono stati trasmessi rappresentano il profilo verticale dell'atmosfera per quel punto geografico, per quel piccolo arco di tempo. Sono dati che servono per i modelli matematici di previsione e per gli studi climatici. Il radiosondaggio è importante. Il primo sondaggio è stato fatto nel 1936, 80 anni fa, e negli anni ci sono stati fatti tanti progressi in campi diversi. Anche nel radiosondaggio. Cominciamo per parlare dell'automazione del sondaggio. Guardiamo in cosa consiste un sondaggio manuale. Le risorse che servono sono personale. Per gestire una stazione di sondaggio che fa due sondaggi al giorno, tutti i giorni dell'anno, considerando i turni, le ferie, le malattie, non so quante persone servono, forse sei per ogni stazione. Come infrastruttura serve una sala di gonfiaggio, un edificio per alloggiare il sistema di sondaggio, un ufficio per il personale, servizi di riscaldamento, manutenzione e pulizia, eccetera. E poi guardiamo un attimo i compiti che fanno il personale addetto al radiosondaggio. Se torniamo indietro qualche anno, loro dovevano accendere il sistema di sondaggio, gonfiare il pallone, attivare la batteria della sonda, o il pulsante, o prima di quello riempire di acqua, fare il ground check per assicurarsi che la sonda funziona correttamente, sincronizzare la frequenza, era la cosa forse più difficile, e poi lanciare pallone e sonda. Poi aspettare e dopo, alla fine del sondaggio, trasmettere i messaggi al termine del sondaggio. Oggi con la nuova sonda RS41 e il nuovo sistema di sondaggio NV41 rimane l'accensione del sistema, il gonfiaggio del pallone e il lancio, cioè c'è già stato un alto livello di automazione del sondaggio anche manuale. Per cui quasi quasi gli operatori rimangono per accendere un sistema e lanciare palloni. Nel caso di un sistema automatico, e qui parlo della mia esperienza con l'autosonda del Weizsäcker, il sistema è in grado di fare 24 lanci in autonomia. Vuol dire che ogni 10 giorni circa una persona va per fare il caricamento dei materiali
la sonda, un pallone e un paracadute. Per caricare il materiale per 24 lanci servono, secondo la Weissler, un'ora. Io dico un'ora e mezza. Ci sono gli sms, ci whatsapp, ci tante cose da fare, non solo caricare le sonde. Per cui passa un'ora e mezza, il sistema è carico. Poi un po' di riordine, un po' di pulizia, mediamente 6 ore al mese per gestire un sistema di sondaggio, documenti. Poi che tipo di persona? Ci sono 3 sistemi attualmente operativi in Italia. E chi fa il caricamento? A livello digi sono vigili del fuoco e il personale della rampa. A San Pietro Capofiume c'è un'impiegata e quando lei è in ferie c'è un tecnico radar. A Potenza c'è un ricercatore LIDA che fa il caricamento. Non è un lavoro specializzato. Io ironizzo, ma se una persona è in grado di lavare i piatti senza rompere i bicchieri, con 3-4 ore di addestramento può caricare la sonda. L'infrastruttura per un sondaggio: un plinto 8x4, un po' di spazio in più se c'è bisogno di fare una recinzione, dipende quanto l'area è già sicura. In un aeroporto, per esempio, spesso la recinzione non serve. Poi serve rete elettrica e telemetria, niente di più. Quali sono le differenze fra un sondaggio lanciato manualmente e un sondaggio fatto iniziare in modo automatico? Abbiamo la stessa sonda, la stessa procedura di ground check, lo stesso pallone, stesso software e hardware, sistema di sondaggio. Alla fine del sondaggio i messaggi e le telemetrie sono identici. L'unica differenza, nel caso dell'autosonda, abbiamo la possibilità di utilizzare idrogeno al posto dell'elio, perché l'idrogeno costa molto di meno. Per quanto riguarda la gestione di un sistema di autosondaggio della Weissler, c'è un software remoto, in questo caso si chiama NM10, che può gestire un'autosonda, 10 autosonde. Con questo software uno è in grado di fare tutto quello da remoto che si può fare localmente. Può gestire tutta la schedulazione dei lanci, può decidere di fare un launch now, cioè un lancio subito, perché magari ci sono condizioni meteo che richiedono informazioni supplementari. C'è un feedback completo sullo stato del sistema, c'è un sistema di allerte, se qualcosa non va, il sistema locale genera un messaggio che viene visualizzato sul sistema remoto. Tutti i software utilizzano dei file log per gli eventi, per cui c'è una, se uno deve fare una diagnostica per un problema, c'è una marea di dati che aiutano a farlo velocemente, anche da remoto. Per cui da remoto c'è un controllo totale. Qui vediamo un'interfaccia grafica, tutto verde, tutti i sottosistemi vanno bene. La Weissler aveva iniziato già nel 1990 a studiare un sistema automatico e inizialmente avevo pensato ad un sistema che faceva pochi lanci, magari per coprire il weekend o le festività. E poi, come si vede nel primo disegno, inizialmente pensavo di mettere la sala di gonfiaggio dentro il container,
hanno scoperto abbastanza velocemente che così facendo, nel caso di uno scoppio, si rischiava che il pallone faceva danni agli altri materiali, per cui un pallone scoppia durante il gonfiaggio, gli altri sondaggi non partono. Per cui hanno spostato la camera di gonfiaggio all'esterno, hanno aumentato l'autonomia per arrivare a quelle di oggi che sono 24 sondaggi. Per cui i criteri di progettazione sono questi. È un prodotto di serie, questo fa sì che la disponibilità di pezzi di ricambio c'è e Weiser fa lo sviluppo per un parco di sistemi a livello mondiale. Ci sono tanti sistemi già installati. Può funzionare in tutte le latitudini, c'è la ridondanza, può impiegare sia elio che idrogeno. Sappiamo che idrogeno è infiammabile, il gas non passa per i container, il gas è stoccato all'esterno, tutti i tubi passano all'esterno del container, il flussometro che misura per il gonfiaggio è sopra il container, la sala di gonfiaggio è separato dai locali dove ci può stare il personale. Vorrei parlare brevemente di un sistema automatico, quello della ARPA Emilia Romagna, che qui con il suo direttore Dottor Cacciamani non servono introduzioni. Parlo di loro perché dal 1985 già facevano sondaggi manuali. In questo edificio c'era un personale anche numeroso che faceva i lanci, i radiosondaggi sinottici, la gestione del sistema radar, osservazioni meteo e erogavano anche servizi, previsioni, servizi all'agricoltura, monitoraggio idrologico. Poi nel 98 hanno deciso di remotizzare tutto. Via tutto il personale a Bologna e il controllo di tutti i sistemi da Bologna. Per cui nel 98 abbiamo installato il primo sistema automatico a San Pietro, utilizzando già una parte del hardware esistente, passando poi il controllo a Bologna. Nell'arco di tempo dall'installazione fino ad oggi siamo passati della sonda RS80 alla 92 e poi da settembre al 41. Siamo passati dal sistema Omega all'Oran, oggi al GPS. Il sistema ha quasi 20 anni. E questo indica la serietà della Weiser, cioè lo sviluppo del sistema di sondaggio, della sonda e dell'autosonda camminano insieme. Per cui chi acquista oggi un sistema automatico non si troverà per 5 anni o 10 anni con un sistema obsoleto. Qui si vede che installazioni vanno dal sud, nord, est, ovest, credo 80-100 sistemi a livello mondiale.